Ben ritrovati edizione serale del nostro magazine inaugurato il nuovo collegamento aereo diretto Atene-Olbia. La compagnia greca sbarca allo scalo a Costa Smeralda, il collegamento con la capitale ellenica due volte alla settimana fino al 17 settembre. Vediamo i dettagli in questo servizio. Città moderna e storia antica. Atene, capitale della Grecia, non ha bisogno di presentazioni. Nel suo biglietto da visita parlano il Partenone, le cariati, il tempio di Atena, simbolo della civiltà classica, culla cool della democrazia. Oggi punta sul turismo che produce un giro d'affari di 20 miliardi di euro, con numeri di visitatori in crescita costante dopo lo stop pandemico, ma anche i greci hanno ripreso a viaggiare nonostante la loro affermata tendenza a trascorrere le vacanze nel proprio paese. Secondo la pubblicazione della Commissione europea sulle mete preferite dai cittadini comunitari, l'83% dei greci, infatti, ha passato le vacanze in terra ellenica. L'Italia ha però visto aumentare in questi anni il suo appeal, vuoi per la prossimità dei due paesi dal punto di vista geografico e culturale, vuoi l'altro grado di apprezzamento del popolo greco verso il nostro paese. E anche la Sardegna sta riscuotendo un certo interesse tra i greci, tanto da indurre la compagnia Aegean Airlines, membro Star Alliance più grande compagnia aerea greca per numero di passeggeri trasportati a programmare un piano voli con collegamenti diretti Atene e con l'isola inaugurati in particolare con Olbia in queste ore con il primo atterraggio dell'Airbus 320 nell'aeroporto Costa Smeralda dove è stato accolto dallo staff della GESAR che ha omaggiato i passeggeri con dei dolci tipici sardi il collegamento con Atene dallo scalo gallurese è disponibile mercoledì e la domenica sino al 17 settembre salgono così a tre i nuovi mercati esteri collegati direttamente con il Vena Fiorita di Olbia che per la Summer 2023 vede ampliato il proprio network inaugurando 15 nuovi collegamenti di cui 7 novità assolute e accogliendo tre nuove compagnie aeree Gen Airlines, Erlingus Air e Fly Dubai. L'aeroporto di Olbia offre collegamenti da e per 76 destinazioni di cui 55 internazionali e 21 domestiche in 22 paesi. Voltiamo decisamente pagina, Confartigianato chiede sostegno per le start-up innovative che con il loro coraggio contribuiscono alla crescita dell'economia dell'isola. Vediamo. Che i sardi siano da sempre appassionati di alta tecnologia non è un mistero da video online a Tiscari, al distretto aerospaziale. Qui in Sardegna sono tante le realtà che si fondano su nuovi sistemi informatici o sulle applicazioni di questi nella vita quotidiana. 201 le start-up innovative registrate, leggermente in calo rispetto allo scorso anno, ma sempre un discreto numero rispetto alle aziende esistenti in totale. A raccontarlo è la Confartigianato Sardegna per voce del vicepresidente Fabio Mereu. Aziende, dice, a cui non manca certo il coraggio. Le start-up innovative sono giovani aziende ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese e che hanno come oggetto sociale esclusivo prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico. I dati, seppure in leggero calo, spiega Mereu, dimostrano come nell'isola le idee imprenditoriali non manchino e come le nuove e giovani micro e piccole imprese siano attente alla potenzialità del cambiamento. In realtà quella che emerge è anche la connessione tra queste start-up e il settore dell'artigianato che necessita di nuove idee e di tecniche per superare il gap insulare, farsi conoscere nel mondo e digitalizzare i suoi prodotti. L'isola insomma guarda al futuro e per questo l'artigianato sardo contribuisce a mantenere elevata la qualità del Made in Sardinia e Made in Italy, sottolinea Mereu. Confartigianato sta presidiando le opportunità che consentono ai nuovi imprenditori di innovare prodotti e processi produttivi, conclude il vicepresidente regionale. Per questo ribadiamo come sia fondamentale che la politica continui a impegnarsi per creare le condizioni favorevoli all'innovazione, alla nascita e allo sviluppo di nuove aziende nell'ottica di fornire un contributo rilevante alla crescita dell'economia e dell'occupazione specie giovanile, favorendo la diffusione di conoscenza nel sistema imprenditoriale. Una sfida quotidiana che ha come protagonista il patrimonio intellettivo e creativo delle nostre imprese artigiane. Conclude Mereu. Adesso parliamo di competenze digitali, infatti l'Italia è fanalino di coda in Europa, nella classifica per regioni emergono forti divari tra centro-nord e mezzogiorno, ma la Sardegna si piazza nel mezzo. L'Italia arranca sul digitale e rispetto all'Europa occupa l'ultimo posto nella classifica delle competenze tecnologiche. Nel 2021 6 ragazzi su 10 tra i 20 e i 24 anni residenti in Italia hanno usato Internet mostrando conoscenze superiori a quelle di base, ma la percentuale crolla con l'età per arrivare al 41,9% tra i 55 e i 59 anni e attestarsi al 17,7% tra le persone di 65 e 74 anni. È comunque sempre al sotto della media europea. La fotografia scattata dall'Istat mostra un ampio divario tra nord e sud del paese, ma la Sardegna si distingue rispetto alle altre regioni del mezzogiorno e si piazza nel mezzo. Complici anche le tante attività di animazione digitale sul territorio dell'isola, come le lab della Camera di Commercio di Sassari. La Camera di Commercio ha l'obiettivo di eh, spingere le imprese verso la digitalizzazione, per cui mantiene un presidio costante e anzi. Eh, Cerca magari di proseguire e di dare continuità al percorso che è stato fatto sinora, proprio per eh, portare le imprese verso la digitalizzazione. A questo scopo, il, eh, gli incontri one-to-one one proseguiranno nel tempo, per cui, ogni impresa avrà la possibilità di fissare un incontro con un mentor specifico che lo instraderà verso le migliori soluzioni per quanto riguarda eh, il percorso digitale. Obiettivo target fissato per il 2030 all'80% di cittadini utenti di Internet negli ultimi tre mesi e tra i 16 e i 74 anni, con competenze digitali almeno di base tra alfabetizzazione e informazione, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e risoluzione dei problemi. Da qui anche l'esigenza per tante imprese di farsi supportare da un social media manager che favorisce la crescita di un'attività sfruttando i social network come Facebook, Instagram e Twitter. Adesso sempre più aziende adottano i social media per l'acquisizione dei clienti e la gestione dei social è spesso essenziale. Il mio obiettivo è quello di formare le piccole attività e dar loro la possibilità di valorizzarsi e scoprire quanto il digitale ha loro da offrire. Il programma strategico della Commissione europea per la transizione digitale prevede, oltre all'obiettivo sulle competenze digitali dei cittadini, anche il monitoraggio delle imprese che usano sempre più dati sensibili e sono soggette spesso ad attacchi informatici. Qual è la, lo stato della cybersicurezza in Italia per le PMI? che rappresentano il 90% del tessuto imprenditoriale in Sardegna ma anche in tutta Italia. E questo, quello che ci dice il rapporto Clusit è estremamente preoccupante. L'Italia è un paese molto attaccato, ma l'altro aspetto che ci rende uno dei paesi più attaccati al mondo è il fatto che siamo un paese con una cultura digitale bassa. Rimaniamo in tema perché è stata presentata la piattaforma integrata strutturata dal CRS4 per l'Agris per la valutazione delle zone agroalimentari. Vediamo. Si chiama Sardinia Lance, la piattaforma integrata dell'Agris, l'agenzia per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica dei settori agricoli. Il progetto ha avuto come obiettivo principale quello di realizzare una piattaforma integrata che trae in nome dallo stesso progetto per la valutazione delle zone agroecologiche della Sardegna per la tutela dell'agricoltura sostenibile. Sì, un progetto che vede coinvolto Agris come qualità di capofila e CRS4 come partner, un progetto che guarda degli scenari legati all'agricoltura di precisione, in particolare allo sviluppo di un software di una piattaforma che consente di identificare la vocazionalità eh, di territori della Sardegna. Per specifiche colture. Un progetto che vede eh, un connubio tra competenze strettamente agronomiche e competenze legate al mondo dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale in particolare, che è stato strumento che è stato utilizzato eh, per far parlare informazioni di tipo satellitare eh, e, e informazioni che arrivano dall'impiego di droni eh, dotati di sensori specifici che hanno appunto consentito di acquisire dei dati che i satelliti non, 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 non consentono di recepire. Per la creazione della piattaforma Sardinia Lance è stato utilizzato un modello multicriteriale basato su set di strumenti che consente di rappresentare la vocazionalità agricola di alcune aree regionali su ampia scala. Si tratta di una piattaforma open source, strumento di supporto alle decisioni per chi si occupa di dare gli aiuti in agricoltura ma anche per le nostre aziende, per le nostre aziende che così hanno l'opportunità di consultarle attraverso delle interfacce molto semplici per poter avere delle informazioni sulla vocazionalità culturale, dove coltivare e cosa coltivare. Adesso vi raccontiamo una bella pagina di sport, questa storia che vi stiamo raccontando è una di quelle che vale la pena di ascoltare e vedere, vedere quei dieci ragazzi azzurri che hanno trionfato, gioito e pianto ai mondiali Special Olympics a Berlino, vediamo i dettagli. Ci sono storie minime che proprio per questo sono e diventano memorabili. Per chi le ha vissute e per tutti quelli che hanno partecipato in prima o seconda persona, poco importa. Ci sono storie di donne e uomini, ragazze e ragazzi, accompagnatori e tecnici. Loro, tutti insieme appassionatamente hanno scritto una pagina di sport e inclusione, di voglia di vivere e seppellire stereotipi. Loro. Gli azzurri della Sardegna sono rientrati da qualche giorno e all'aeroporto di Elmas sono stati accolti così. E allora questa storia che vi stiamo raccontando è una di quelle che vale la pena ascoltare e vedere, vedere e ascoltare, vedere quei dieci azzurri che hanno trionfato, gioito, pianto ai mondiali Special Olympics di Berlino. Anche perché? Gli atleti che hanno vissuto questo mondiale sono orgogliosi per tutto il movimento Special Olympics in Sardegna hanno rappresentato il loro team, la regione Sardegna e tutta l'Italia nel più grande evento sportivo al mondo. Grazie a Special Olympics Italia che riconoscendo il grande lavoro svolto in Sardegna ha premiato tanti atleti con questa convocazione, che è una grande opportunità sportiva e umana. Certi che le loro imprese saranno da esempio per tutti e che ci stimoleranno sempre di più a lavorare insieme per l'inclusione. Perché siamo imbattibili insieme. Forza Special Olympics! Grandi azzurri! Loro, Giovanna De Murtas, ginnasta di Arzana, medaglia d'oro nella disciplina del corpo libero, delle parallele asimmetriche e nel concorso generale. Pure una medaglia d'argento nella trave. Luciano Scandariato di Carbonia, conquista due medaglie d'argento nelle bocce, nella quadretta e nel doppio unificato. Elisa Sanna atleta partner di carbonia, medaglia d'argento nell'impianto del Bishmitt. Elisa Degiana di Quartuccio e Anna Ladu di Nuoro, rispettivamente atlete partner della nazionale di volley femminile, hanno ottenuto l'argento in una finale combattuta con Special Olympics Serbia. E ancora Marco Murgia partner Di Macomere e Alessandro Repetto di Carlo Forte, una medaglia d'argento dopo una stupenda finale che gli ha visti superare al tie-break l'Austria. A questo podio aggiungiamo un altro titolo epico, la nazionale di calcio a 5, guidata dal tecnico di San Giovanni Suergiu, Andrea Siddi, che con il contributo del partner Fabio Marrocco di Elmas e Riccardo Racci di Escovedo ha conquistato l'oro all'Olympic Stadium, nella stessa sede della vittoria dei mondiali del 2006. Ha battuto prima la Germania in una Semifinale storica e infine portato a casa la vittoria ai rigori contro l'SO Porto Rico, proprio come la nazionale maggiore. Insomma, viva lo sport e questi ragazzi, tutti quelli che hanno partecipato ai Mondiali di Berlino. Oltre 7.000 atleti con e senza disabilità intellettiva, provenienti da 190 paesi che si sono confrontati alla pari in 26 diverse discipline sportive. Sport e inclusione, inclusione e sport, sorrisi. E tanti tanti sorrisi. E questa storia minima che vi abbiamo appena raccontato e fatto vedere, che poi non è così tanto minima, anzi... Veramente una bella storia, arrivederci.